Per queste idee abbiamo bisogno semplicemente di tre cose: dei palloncini che ci ricordano i colori di Halloween, quindi bianco, arancio, verde, nero, un pennarello indelebile e degli starlight oppure dei braccialetti, che si illuminano. Gli starlight sono semplici da reperire in tutti i negozi di pesca. Se avete un negozio di Decathlon vicino, li trovate anche lì. Oppure potete trovare questi braccialetti luminosi nei negozi, dei cinesi. Io vi consiglio di utilizzare insomma gli starlight bianchi. E preferite, io ho trovato solo questi, ma preferite quelli, di 3-4 cm perché sono più semplici da utilizzare. Quindi vado a aprire lo starlight, lo spezzo, in modo che si illumini, lo mescolo bene, in modo che si attivi bene tutto e poi lo vado ad inserire appunto nel palloncino. Vado a gonfiare il palloncino. E a questo punto vado a disegnare la faccina di un fantasmino sul palloncino. Quindi questo è il palloncino col viso del fantasma. Poi ho realizzato quello arancione con il viso di una zucca. Se volete potete dipingergli anche le righe nere. E poi ho realizzato questo. Per attaccarli potete utilizzare del nastro biadesivo semplicemente ritagliando un quadratino ed incollandolo nel retro. Io ovviamente non ce l'ho, quindi vado ad utilizzare dello scotch trasparente e poi lo arrotolo. E a questo punto lo attacco nel retro del palloncino. Una volta che attaccate lo scotch sul palloncino, non cercate di rimuoverlo, altrimenti scoppia. E un'altra cosa che volevo dirvi è che in vendita si trovano anche i palloncini bianchi con all'interno già una lucetta a batterie, insomma, che prima di andare a gonfiare il palloncino praticamente si va a rimuovere la protezione e poi si gonfia il palloncino. Se volete potete acquistare quelli, ma sappiate che 5 o 6 palloncini costano sui 4 euro, quindi insomma ha un prezzo piuttosto elevato. Io come sempre spero che l'idea vi sia piaciuta, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!